Oh no, no, siamo armati di jetpack e stiamo scendendo lungo uno scivolo della morte per mettere l'ultima pietra al nostro monumento. Non penso andrà a finire molto bene. Ok, salve a tutti, sono Spigiochi, benvenuti in Monumental Failure, un incredibile giochino veramente, veramente pazzo in cui il nostro compito è quello di realizzare i monumenti dell'antichità, ma in maniera assurda, con jetpack, trampolini e ponti sospesi per aria. Parte in maniera molto calma, ma diventa subito dopo pazzo e super epico. Guardatelo tutto per dirmi se volete una miniserie su questo gioco e non dimenticate di lasciare un bel mi piace e un commento per spingermi a portarlo avanti. E partiamo in maniera molto molto semplice. Dobbiamo realizzare Stonehenge con questi quattro mini che controlliamo a coppie di due. Con le freccette controlliamo quelli di destra e con WASD controlliamo quelli di sinistra. Vediamo se riusciamo a costruire lo Stonehenge perfetto. Premiamo spazio per confermare 9.1 di punteggio, non male. Ora le cose si fanno un pochino più difficili, perché questo tracciato penso che abbia esattamente qualche sorpresa in più, è sicuramente più lungo di quello precedente e ha delle curve, quindi dovremo fare attenzione che il nostro masso non scivoli troppo verso destra. Vai piano 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 piano, bravo lui. No no no, ci stiamo capottando. Ok, la cosa è diventando un pochino imbarazzante, ma speriamo di non essere schiacciati da questo fottuto masso. No 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 no, sta cadendo verso il lato, tiratelo su, tiratelo su. Oddio, l'abbiamo salvato per un pelo. Ok, possiamo continuare la costruzione del nostro monumento. Riuniamo il nostro gruppo e posizioniamo quest'ultimo pietrone in cima a quest'altro arco di pietra. Vediamo se ce l'abbiamo fatta. Che punteggio ci darà? 9.9, quasi la perfezione. Ok, qui le cose iniziano a farsi un pochino complicatucce. Dobbiamo utilizzare questi bastoncini per inclinare il masso e farlo arrivare esattamente sopra gli altri due. Oh, ce l'abbiamo fatta! Grandissimi! Come avete fatto? Ce l'abbiamo fatta? È buona questa posizione? Vediamo se riesco a sistemarlo un pochino. Dai piccolini, un altro. Bottarella, pronti? Ok, ci va bene così, accettabilissimo. 8.9, un altro ottimo risultato. Wow, prendiamo lo slancio. Mio Dio, mi sto divertendo un sacco con questa sorta di gru sospesa. Vediamo se riesco a sfondare le altre pietre. Wow! Ok, impatto, ma non è successo nulla di particolare. Dobbiamo soltanto trovare il modo per creare uno Stonehenge perfetto, ma mi sa che mi posso anche accontentare di questa cosa. Non lo so. Non lo so se il punteggio è particolarmente importante, ma cercherò comunque di fare del mio meglio per realizzare i monumenti più fighi di sempre. Va bene così, mi posso accontentare. Sarà un monumento un pelino alternativo. Fissiamo quest'ultimo pezzo. 7.3, non male lo stesso. Oh mio Dio, dobbiamo raggiungere quell'obiettivo con i jetpack. Abbiamo a disposizione i jetpack. Non ci credo, questo gioco sta diventando veramente, veramente pazzo. Cioè, in realtà sapevo che sarebbe stato un po' particolare questo gioco, ma non mi aspettavo che già tipo il quarto livello saremmo arrivati ai jetpack. Mio Dio, dobbiamo beccare quel centro. Non possiamo assolutamente fallire. Oh, shish. Piano, 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 dobbiamo beccare il centro. Ce la faremo. Ce la fa quasi. Quasi, è leggermente inclinato, ma 6.2 è ottimo. Poteva andare molto peggio. Oh no, ancora il jetpack. Sono fottutamente difficile a controllare, gente, perché posso controllare soltanto le quattro direzioni in cui vanno, non l'altitudine, quindi non so quando il ciccetto si alza o si abbassa. È un fottuto casino a questo punto. No, no, non così. Dannazione, ho soltanto pochi secondi a tempo questa cosa. Mio Dio, ce la faremo. Dai, dai, buona così. Buona così. Ci possiamo quasi accontentare. Per favore, non fare. Ecco, è caduto completamente per terra. Complimenti, tizio armato di jetpack. Non potevi far di peggio. Devi soltanto alzarti di quota, però, perché se striscia a terra non è buona cosa, ok? Proviamo a. Oh, oh no. Abbiamo preso il volo per qualche ragione. Perché devi passare da un estremo all'altro? Prima stavi strisciando. Ora vai in orbita. Per cortesia, abbassati un pochino, che devo piazzare assolutamente questa pietra. Perché mancano veramente 8 secondi. 7 secondi. 6 secondi. 5 secondi a piazzare in qualche modo. 4, 3. All'incirca, ok? È diventato tipo un altro Stonehenge, ma non importa. Ok, questo mi puzza decisamente difficile. Devo portare il masso oltre questo ponte veramente stretto, che poi si allarga e poi si restringe di nuovo. E mi è caduto un omino, non ci credo. Va bene, Giorgio, ci vediamo settimana prossima, ok? Tu non morire di fame. Saremo capaci di andare avanti anche senza Giorgio e anche senza Arianna, che è appena caduto. Vabbè, lasciamo stare. Andiamo avanti lo stesso. E vediamo se riusciamo a bilanciare questa cosa e a farla andare sopra le altre due pietre senza rovesciarla per terra. Siamo vicinissimi a farcela. Oh mio Dio. La telecamera si sta pure ruotando per aiutarci. Dai, una piccola bottarella, una piccola spintarella. Posso sacrificarlo? Posso sacrificarti, ciccetto, giusto per posizionare meglio questo grande pietrone. Dai, dai, devi ruotarlo un pochino. Ruotalo, cadi, ma non importa. Ce l'abbiamo fatta, 6 secondi dalla fine. Un buon 7.8, che non è male. Oh no, altri jetpack ingovernabili. Non pure questa volta. Anche se stavolta è ancora peggio, perché siamo su una sorta di flipper. Non lo so, tutte queste cose mi fanno pensare di questi piccoli monoliti che si mettono in mezzo e fanno pensare a un flipper.
Flipper, ma li abbiamo evitati con abbastanza facilità, dato che possiamo volare. Cos'è? Che razza di stregoneria è questa? E possiamo abbastanza tranquillamente, se riesco ovviamente a gestire questi piccoli bastardi. Ok, piano piano, quasi perfetto, quasi perfetto. Ok, spingi un pochino, sì, ci abbiamo fatta alla grande, 9.4, ottimo risultato. E ora, gente, il grande finale per questo mondo di Stonehenge. Dovremo lanciarci lungo questo scivolo con il jetpack, ma non so esattamente che velocità avere. Oh no, 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 piano, 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 non andare troppo oltre, non andare troppo. Abbiamo mancato la grande, l'obiettivo, ma che pirla che siamo stati. Penso di aver preso zero, complimenti. Ma nonostante il nostro fallimento, abbiamo sbloccato un nuovo mondo, quello dell'epoca romana. E come potete vedere, ho messo ai miei personaggini anche dei sorta di teschi cornuti che si sono sbloccati insieme a tutto il resto. E il nostro obiettivo questa volta è ritornato a essere semplice, almeno apparentemente, quello di posizionare i pezzi di questo acquedotto o ponte romano. Ora vedremo di cosa si tratta. E nel frattempo Venere, così bella, ci ha dato 9.9. Ah, a quanto pare le carte in tavola sono cambiate. Ora c'è un tizio super muscoloso con l'elmo, con le corna, che sta trascinando questo pesantissimo pezzo di ponte verso il luogo in cui deve essere portato. Le due tizie non si spicciano. Ma a cosa servono quelle due tizie se già il tizio è capace di trascinarlo? Forse per aggiustarlo? Forse per ottenere il punteggio corretto? Vabbè, non facciamoci queste domande. Cerchiamo di raggiungere la perfezione questa volta. Voglio assolutamente un 10 per la prima volta. Oh no, no, che non avrò mai un 10. Tutto sfasato, è tutto sfasato alla grande. Beh, io penso che ci si possa accontentare. No, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo spostato meglio, ok? Praticamente perfetto, gente. Mua, al bacio. E otteniamo un bel 10! Ok, ora le cose iniziano a farsi difficili. Ci sono un sacco di piattaforme in movimento e penso che il nostro obiettivo sia quello, ovviamente, arrivare dall'altra parte, non cadendo nel fiume ghiacciato che sta sotto di noi. E non sarà assolutamente facile questa cosa, quindi dobbiamo assolutamente aspettare il momento giusto. Ora! Ora possiamo partire, ora possiamo partire. Vai, 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 si stanno allineando tutte. Perfetto, la profezia di Maya si avvererà quando si allineeranno tutte le piattaforme. Espy farà un fail clamoroso. No, 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 ora che si separano, perfetto, perfetto. Ora dobbiamo buttarci, buttatevi! Ok, è leggermente storto questo po'. No, per favore, non cadete nell'abisso. Per cortesia, piccoli omini bastardi, non cadete nell'abisso. Ecco che è tutto storto. Come farò a sistemare questa situazione? Piano piano, buono buono, siamo rimasti soltanto in tre. Perché, oh no, me ne è caduto un altro. Sono caduti nell'abisso due omini. E mi sa che però non cambia troppissimo, perché bisogna fare qualche piccolo aggiustamento. Non importa, anche se rimaniamo da soli, ma forse riusciremo comunque a farcela. Abbiamo pochissimo tempo, pochissimo tempo per farcela. Dai, dai, l'ultimo sforzo, l'ultimo piccolo miso sforzo, ok, ok, vicini, vicini a farcela, vicini a farcela. Perfetto, perfetto, va benissimo così, leggermente storto, ma mi accontento. Grande punteggio di 9.7. Ma questo vuol dire essere bastardi, creatori del gioco, perché dovete creare delle cose così impossibili? Ora come faccio a orientarmi in questo postaccio? Già prima non riuscivo a distinguere gli omini di destra da quelli di sinistra. Ora sarò completamente fottuto in testa a causa delle vostre ruote rotanti della morte. Vediamo lo stesso di farcela. Ok, mi si sono scambiati gli omini, ora non so veramente da che parte sto andando. Oh, shish! Ok, ok, uno è morto, un omino è morto, anche l'altro sta per morire, penso. E il nostro ponte si è capovolto. Complimenti. Ottimi, ottimi lavoratori che siete. Ma ci sono rimasti soltanto due omini attaccati. E spero che la cosa ora sia più gestibile, perché tecnicamente è così. Se siamo in meno è più facile da controllare, però è molto pesante e non siamo sicuri di riuscire ad arrivare a destinazione. Ma yes, ce l'abbiamo fatta alla grande. Vediamo che grande punteggio otterremo con questo ponte capovolto. Vabbè, facciamo finta di nulla. 8.2. Un lunghissimo ponte sospeso sul fiume? Ah, che gioia! Oh, quanto diventa sempre più interessante questo. Eh no, oscilla pure. Oscilla pure, veramente. Cioè, state costruendo i ponti più fighi di sempre. E la madonna, me ne è caduto uno. Gigi è andato e non tornerà più. Noi dobbiamo arrangiarci in tre, cercando magari di bilanciare questo ponte. Con tutti i ponti della madonna che avete fatto, così professionali, questo in legno deve oscillare, ma siete veramente alle pipe. Ok, abbiamo la nostra occasione della vita, possiamo ripartire, ripartire all'assalto prima che si metta a oscillare di nuovo nell'altro senso. No, 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 piano 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 piano, girate il ponte. Porca miseria, sono andato veramente veramente vicino alla sconfitta, ma ho ancora una chance di posizionare questo ponte. No, non capovolgerti, va benissimo così, va benissimo così, lo accetto, va benissimo. 8.7, perfetto. Oh no, cosa sarebbero questi? Non ditemi che sono trampolini. Sì, scommetto che sono trampolini, perché sono separati l'uno dall'altro e oh, hanno l'idea di essere rimbalzosi. Mamma mia, già mi si è buggato un omino a causa di questi fottuti trampolini. No, torna indietro, tornate indietro, dobbiamo riprendere la cosa e rifarla con un pochino più di calma, perché non mi aspettavo assolutamente che fossero così rimbalzosi, ma a quanto pare dovremo fare i conti con un sacco di rimbalzi imprevedibili. Per favore, non salite sopra il ponte, dovete stare in basso, ok?
Ne ho fatto. Va benissimo così. Vediamo se riusciamo a spingerlo un pochino più in là. Altrizza, no, dannazione. Ok, va bene così, è perfetto. Solidifichiamolo, 6.9, accettabilissimo. E ora ovviamente questo ponte oscillerà. Ci scommetto quel colore. Eccolo là che oscilla. Non ha i supporti e quindi fa schifo. Oh, piano. Però devo dire che questa cosa è veramente, veramente bella da giocare. Nel senso che per quanto sia pericolosa, per quanto tutti i miei mini rischino di morire da un momento all'altro, ondeggiare questo ponte è veramente fantastico. No, uno sta... è caduto nel vuoto, ecco. Ho perso un omino, ma ce la possiamo stesso fare. No! Mamma mia, quanto è ripido. Mamma mia, quanto l'ho reso ripido. Devo andare con molta più calma perché questa cosa non è... Attacca Cristo! Santo in Dio! Come faccio a gestire questa cosa ora? Come faccio? Veramente impossibile. Allora, un omino è caduto nel fiume. Anzi, tre omini sono caduti direttamente nel fiume. Soltanto uno rimane lì in piedi. No, non cadere pure tu, per favore. Mi sa che è persa questa. Non riusciremo mai a completare questo ponte in maniera decente. Posizioniamolo così, va benissimo lo stesso. 2.6, grazie Venere, va bene lo stesso. Ah, bene. Ci sono tipo dei mulini di piattaforme che dobbiamo attraversare questa volta. Che gioia, Espi è così felice che sprizza gioia tutti. Oh no, uno è già rimasto indietro. Gianluigi ci raggiungerà la fine, ok? Si è preso una piccola vacanza da questo al lavoro mascolino, che è trasportare i pezzi di ponte, posizionarli e fallire in maniera monumentale. Quindi a quanto pare tutto ciò che dobbiamo fare, con un po' di attenzione, lasciare cadere questo pezzo mentre ci possiamo godere questo incredibile panorama. Ma non dobbiamo concentrarci sul panorama, perché la piattaforma su cui dobbiamo cadere è veramente, veramente vicina a noi. Dobbiamo fare un passetto per raggiungerla meglio. Yes, ce l'abbiamo fatta. No, non così. Blocchiamolo prima che sia troppo tardi. Ok, perfetto, ponte perfetto, l'acquedotto perfetto, 6.4. Altro livello, altro mulino ovviamente, anzi altro doppio mulino, dato che dovremo salire su un altro mulino che sta oltre questo. E nel frattempo aspettiamo pazientemente. Ok, è venuto il momento di darsi da fare. Ma no, ok. Oh mio Dio, la figata che ho fatto. Ce l'ho fatta, ma avete visto come ho fatto? Ho utilizzato il ponte come vero e proprio ponte per passare da un mulino all'altro. Robe pazzesche. Ora devo cercare di capovolgere un'altra volta ancora per costruire il ponte. No, mi sa che cade. Teniamolo così, va benissimo. Un altro ponte leggermente obliquo da 4.6, ma va bene. Perché mi accontento di questi punteggi, gente? Bene, perché non si possono rifare i livelli. Dovrei ricominciare tutto da capo, quindi preferisco accontentarmi, soprattutto dopo aver realizzato qualche piccolo miracolo, perché il solo fatto di essere riuscito ad arrivare al ponte finale è un miracolo di per sé. Vediamo se questa volta, su questi altissimi trampolini, ce la faremo a posizionarlo un'altra volta in maniera più o meno corretta, ok? Ecco che una è andata. No, sono ancora vivi, la potenza dei trampolini scorre forte nel loro bene. Dai, un altro salto e poi ci buttiamo, un altro salto e poi proviamo a posizionarlo in maniera super perfetta. Tutto calcolato, planiamo come Batman. Ma quasi, sì, buona, un altro piccolo aggiustamento. Ruota, mi sa che non possiamo fare granché. Anzi, sì, riusciamo a farcela. Ok, una piccola bottarella, abbiamo tempo, abbiamo 40 secondi per farlo bene. Beh, così direi che è più che soddisfatto. No, non voglio rischiarmela, accettiamolo così. Ben 9.6, grazie Nettuno, ci hai salvato le chiappe. Quindi gente, questo era Monumental Failure, spero vi sia piaciuto. Non dimenticate di spingere questa serie ad andare avanti lasciando un bel mi piace qui sotto e commentando con le vostre idee e opinioni su questo incredibile gioco di costruzione di monumenti. Alla prossima, ciao.